Con le misure urgenti approvate dal Consiglio dei Ministri, lo Stato mette in conto sulla carta tra garanzie e sottoscrizione di azioni 1,3 miliardi di euro per salvare Carige. Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, commentano Lega e Movimento 5 Stelle, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche, agli stranieri o agli amici degli amici. Ribadiamo con forza che l'azione del governo su Carige non è stata fatta per fare favori alle banche, ma per tutelare i risparmiatori, proprio quei risparmiatori dai quali il PD di Renzi si era dimenticato. Oltre a questo, ricordiamo, c'è stato anche lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro nella manovra a favore degli altri cittadini truffati. Finalmente, dopo governi che aiutavano gli amici degli amici, i banchieri, abbiamo un governo che aiuta i risparmiatori truffati dalle banche. Voglio ricordare che questo governo ha stanziato 1,5 miliardi per porre rimedio ai disastri dei governi passati e mi riferisco ai truffati correntisti delle banche. Bene l'azione a tutela dei risparmiatori e 1,5 miliardi stanziati in manovra per gli altri cittadini truffati, commenta il Partito Democratico. Sono bastati 10 minuti in Consiglio dei Ministri per smentire 5 anni di insulti e menzogne contro di noi. Quanto avvenuto appunto in questi giorni su una banca e con le scelte del governo mette chiaramente in luce come tutto quanto è stato detto ai precedenti governi Gentiloni e Renzi rispetto al salvataggio delle banche fosse pura demagogia.